I lavori allo scoglio della regina di Acquappesa, un vasto incendio in un mobilificio di Sassano in provincia di Salerno, sono le principali notizie di oggi, giovedì 1 marzo 2012. Buongiorno e ben ritrovati al TG delle 13.45. In apertura una notizia che riguarda la sanità. Il Gianfranco Scarpelli, direttore generale dell'ASP di Cosenza, ha disposto il blocco dei ricoveri programmati nei presidi ospedalieri di competenza dell'azienda sanitaria provinciale. La decisione, spiega Scarpelli, è motivata dal particolare stato di emergenza. L'obiettivo è quello di consentire la piena disponibilità per i ricoveri urgenti disposti dai pronto soccorso. Il direttore dell'ASP chiede inoltre ai dirigenti delle strutture ospedaliere interessate dal provvedimento di ridurre i tempi di degenza media dei pazienti, tenuto conto, precisa ancora Scarpelli, che gli stessi sono più alti rispetto alla media regionale e nazionale. Il timore è che questo provvedimento penalizzi ulteriormente gli utenti e aumenti i disagi, soprattutto dopo gli ultimi avvenimenti accaduti nel sistema sanitario dell'Alto Tirreno Cosentino, con il trasferimento di chirurghi e anestesisti dall'ospedale di Praia a Mare a quello di Cetraro. Ed ora andiamo ad Acquappesa, dove ieri si è tenuta una riunione per discutere dei lavori dello scoglio della Regina. La dirigenza del Parco Marino Riviera dei Cedri ha proposto una variazione al progetto che ha messo tutti d'accordo. Martino Ciano. Un cambio al progetto della barriera antierosione costiera di Acquappesa per salvaguardare l'habitat dello scoglio della Regina. La proposta della dirigenza del Parco Marino Riviera dei Cedri piace al primo cittadino Giovanni Saverio Capua e agli ambientalisti. Per il momento è solo una possibilità che verrà studiata dai due enti e che poi sarà portata alla Regione Calabria. Il tutto è scaturito nel corso dell'incontro tenutosi ieri pomeriggio nella sala consiliare di Acquappesa, alla presenza dei dirigenti del Parco Marino Riviera dei Cedri, degli ambientalisti del Tirreno, del WWF e dell'Associazione Italia Nostra. Giorni fa vi avevamo documentato la situazione dei lavori di ripascimento del litorale tra Acquappesa e Guardia Piemontese. A far gridare allo scandalo la pista che collega la spiaggia allo scoglio e i sospetti di irregolarità. Immediate le rassicurazioni dell'amministrazione. Abbiamo tutte le carte in regola, la pista è momentanea e serve solo per trasportare i massi a mare. Ma anche i massi, che dovrebbero formare una barriera protettiva posta 1 metro sotto il livello del mare, non piacciono. Allora ecco come potrebbe cambiare il progetto per il presidente dell'ente parco, Ciriaco Astorino. Spezzare l'anello intorno allo scoglio della Regina e allargarlo fino ai perimetri della zona sotto la tutela del Parco Marino Riviera dei Cedri, nel quale lo scoglio ricade. Ripiantare la Poseidonia, pianta acquatica che con le sue radici stabilizza il fondale marino e riduce anche il motondoso, evitando così l'erosione. Una proposta accolta bene anche dagli ambientalisti che chiedevano il ripristino dei luoghi e il blocco dei lavori, ma che hanno incassato il no del sindaco di Acquappesa, Giovanni Saverio Capua. Ora partirà l'iter burocratico, la variante al progetto da presentare alla Regione Calabria sarà messa a punto dal Parco Marino Riviera dei Cedri e dall'amministrazione di Acquappesa. 176.000 euro dalla Regione per il Museo dei Brethi e del Mare di Cetraro. È il finanziamento che l'assessorato alla cultura della Regione Calabria ha stanziato per la riqualificazione della struttura museale sita nell'antico Palazzo del Trono. A darne notizia è l'assessore alla cultura Fabio Angilica. Il museo, spiega l'assessore, è oggi un punto di riferimento per tutta la cultura del litorale cosentino, non solo per il vasto patrimonio archeologico che custodisce, ma soprattutto per l'originale spazio espositivo rappresentato dal settecentesco Palazzo del Trono. Per tali ragioni, prosegue ancora l'assessore comunale, l'amministrazione di Cetraro vuole ringraziare l'assessore regionale alla cultura Mario Caligiuri, sempre attento alla valorizzazione dei reperti archeologici rinvenuti ed esposti a Cetraro. La costruzione del porto intorno a Torre Talao si realizzerà solo se il Partito Democratico di Scalea lo riterrà opportuno, è quanto ha dichiarato Antonio Forestieri di Sinistra Ecologica e Libertà. Il PD, prosegue Forestieri, è determinante perché nell'assise comunale tra maggioranza e minoranza conta 3 consiglieri, di cui uno ricopre la carica di vice sindaco. Il SEL chiede a questo partito di ponderare una sua eventuale scelta e di approfondirla attraverso un dibattito di cui si faccia promotore e che chiami a confronto tutti i cittadini.
Chiediamo al PD di Scalea, prosegue Forestieri, di opporsi alla costruzione del porto intorno a Torre Talao. Ci rivolgiamo in particolare all'assessore Ciancio, ai consiglieri comunali Introini e Riccetti, che da quando sedevano sui banchi dell'opposizione hanno avversato attraverso la stampa questa opera. Rivolgiamo un appello anche al segretario del partito Massimo Sisigni, del quale non riusciamo a comprendere il silenzio. Può darsi che il PD, conclude il leader del SEL, si sia ravveduto delle posizioni originali. Se è così, vorremmo conoscerne le motivazioni, perché se valide forse potrebbero sortire anche un nostro ripensamento. Ed ora da Sassano, un incendio di vaste dimensioni si è sviluppato nelle prime ore di questa mattina e ha completamente distrutto un calzaturificio in località Caiazzano. I caschi rossi di Sala Consilina hanno impiegato più di 3 ore per spegnere le fiamme. Da una prima stima i danni ammontano a 500.000 euro. Ci troviamo in località Caiazzano di Sassano, in particolare siamo a via Caiazzano numero 5, alle nostre spalle il calzaturificio che questa notte è stato oggetto di un incendio. L'incendio si è sviluppato intorno alle 5.30 di questa mattina, sono arrivati subito i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina. All'interno del capannone, una fabbrica di scarpe con all'interno macchinari, ma soprattutto erano presenti solventi, materiale plastico, quindi molto materiale infiammabile. Ed infatti è stato veramente difficile il lavoro dei caschi rossi di Sala Consilina, impiegati per circa 3 ore a spegnere le fiamme. Alla fine sono riusciti a non far espandere l'incendio e l'abitazione a fianco al calzaturificio non è stata toccata. Sul posto i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, coordinati dal capitano Domenico Mastrogiacomo, e quelli della stazione di Sassano, guidati dal maresciallo Nasti, che hanno ricostruito le cause dell'incendio. Le fiamme sono state causate dal cortocircuito del motore elettrico di una smerigliatrice ed hanno in pochi minuti invaso tutto il complesso industriale, alimentate dal materiale altamente infiammabile contenuto all'interno dello stabile. Purtroppo nulla si è salvato all'interno del capannone, sede della Kelman SRL, una ben avviata attività di produzione e di vendita di calzature a conduzione familiare, ma che conta anche alcuni dipendenti. Una bella realtà produttiva nel territorio di Sassano, messa in piedi da più di 10 anni dal titolare Felice Fornino e dalla moglie Caterina Spinelli, ovviamente provatissimi per aver visto andare in fumo in pochi minuti i sacrifici di una vita. Ancora presto per una stima definitiva dei danni, che però da una prima verifica effettuata dal titolare supererebbero i 500.000 euro e senza copertura assicurativa. Ancora una notizia di cronaca: la Direzione Investigativa Antimafia di Torino ha confiscato un patrimonio per un valore di 10 milioni di euro a un clan dell''Ndrangheta che riciclava i proventi del narcotraffico in investimenti immobiliari e nella gestione di importanti appalti pubblici. Tra i beni confiscati vi sono ville, appartamenti, aziende agricole e terreni edificabili ubicati in Piemonte, Lombardia e Calabria. Un'associazione di comuni per abbattere i costi della politica. In questi giorni ha preso vita l'area programma del Lago Negrese. Il nostro direttore Andrea Polizzo ha incontrato il neoeletto presidente Domenico Carlo Magno nella sede di Lauria. L'area programma del Lago Negrese muove i suoi primi passi e Domenico Carlo Magno ne è il presidente. Nato a Nemoli, classe 61, sposato, padre di 3 figli, e una decennale esperienza all'interno degli enti locali di questo territorio. L'area programma del Lago Negrese nasce con l'obiettivo di ridurre i costi della politica e dell'amministrazione. Ecco in che modo, nelle parole del nuovo presidente. E questa una intuizione lungimirante del governatore della regione Basilicata, Vito De Filippo, che ha anticipato tutti con questa riforma. Una riforma che è a costo zero, nel senso che per gli organi politici non è prevista nessuna indennità, nessuno stipendio. Prima cosa. Seconda cosa estremamente virtuosa, positiva, è che un contenitore a disposizione dei piccoli comuni, comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, che nei prossimi mesi sono obbligatoriamente costretti a gestire in forma associata circa il 90% delle attività e dei servizi sui loro territori.
Questi invece, secondo il neoeletto presidente dell'area programma del Lago Negrese, i modi in cui intenderà svolgere la sua carica. A disposizione del territorio, a disposizione dei cittadini. A me piace molto lavorare per la mia terra, piace molto lavorare per la mia gente e tra la mia gente. L'ho già fatto in questi 10 anni di presidente della Comunità Montana del Lago Negrese, continuerò a farlo enfatizzando la concertazione e la condivisione dei processi con i sindaci, che sono i veri protagonisti di questa nuova stagione politica. Ancora un aggiornamento sulla vicenda dei lavoratori socialmente utili nel comune di Tortora. Altri 3 LSU prendono le distanze dell'azione sindacale intrapresa dalla CGIL. Si tratta di Anna Napoli, Caterina Lippo e Silvana Laino. Chiediamo di rettificare, scrivono in una nota inviata alla nostra redazione, il comunicato diffuso dalla CGIL, poiché non condividiamo quanto dichiarato dal sindacato nell'azione intrapresa, tantomeno il preannunciato stato di agitazione. Al contrario, conclude la nota, ci associamo alla precedente richiesta di rettifica sottoscritta dagli LSU, Latella, Papa, Pepe e Spensierato. Dopo le polemiche dei giorni scorsi, il sindaco di Praia, Carlo Lo Monaco, ha voluto precisare le motivazioni che lo hanno indotto a revocare le deleghe al vice sindaco Pietro De Paola. Questa mattina, come preannunciato, la conferenza stampa alle 11 nella sala consiliare, nel TG delle 19.45 i particolari della conferenza. E adesso vi mostriamo le immagini del 100° compleanno di una nonna speciale che adesso non c'è più. Il servizio. Aveva appena compiuto 100 anni la signora Filomena Montesano di Aieta, una festa in grande stile tra parenti ed amici che avevamo seguito con le nostre telecamere per un augurio speciale. Giusto il tempo per ricevere il titolo di nonna di Aieta e pochi giorni dopo Filomena se n'è andata. È stata, anche se per pochi giorni, l'unica centenaria del 2012 nel piccolo borgo montano. Nata il 21 febbraio 1912, madre di 4 figli con ben 42 nipoti e un secolo di vita da raccontare, la sua vita è stata segnata da gioie, dolori e tanti sacrifici. I suoi parenti ci hanno chiesto di mandare in onda le immagini della sua festa e noi vogliamo ricordarla così, nel giorno del suo 100° compleanno, attraverso le parole della nipote e del sindaco di Aieta Giovanni Ceglie. C'è qualche aneddoto particolare che sua nonna le raccontava spesso, qualcosa che ricorda con piacere insieme a voi nipoti? Ma mia nonna con piacere ricorda il marito, mio nonno faceva il commerciante e quindi comunque anche per lavoro era spesso fuori. Poi mi raccontava della guerra pure, perché mio nonno ha fatto la guerra. Mi raccontava che appunto che la figlia, la prima figlia, nonno quando è tornato dalla guerra l'ha trovata di 7 anni e non l'aveva nemmeno riconosciuta, insomma. E niente, mi raccontava le solite cose di lavoro, sempre, di sacrifici, che andava in montagna, che tornava giù a Praia, con l'asinello, tutte queste cose qua, diciamo, di lavoro. Siamo qui come intera popolazione per dare l'omaggio che merita la signora Filomena Montesano. Per l'occasione, proprio per l'importanza che abbiamo annesso a questo evento, è stato quello di istituire un albo particolare per coloro che compiono 100 anni, dandogli una onorificenza. L'onorificenza che noi oggi conferiamo alla signora Filomena Montesano è quella di nonna di Aieta. Ed ora allo sport, il calcio. Il giudice sportivo ha inflitto una squalifica di 2 giornate al capitano del Calcio Tortora, Alessandro Martino, a seguito dell'espulsione subita nella gara di sabato scorso contro il Fuscaldo. Martino pertanto salterà la trasferta di Luzzi e la gara casalinga contro il Presila. Per quanto riguarda invece il prossimo impegno di campionato del Praia, che ospiterà il Roggiano sabato prossimo alle ore 15, non saranno in gara Gianfilippo Chiappetta e Vincenzo Manno del Roggiano, ammoniti domenica scorsa e già in diffida. Ed ora una comunicazione di servizio per gli automobilisti. Vi ricordo che oggi fino alle 17 resterà chiuso al traffico il tratto dell'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, compreso tra gli svincoli di Padula e Lago Negro Nord in entrambe le direzioni. Il traffico sarà deviato allo svincolo di Padula-Buonabitacolo sulle statali 19 e 585 con rientro in A3 allo svincolo di Lago
Lago Negro Nord, percorso inverso per i veicoli in direzione Salerno. I mezzi pesanti in direzione Salerno verranno deviati con uscita obbligatoria allo svincolo di Lauria Nord, con prosecuzioni sulle statali 653, 92 e 598 e rientro in A3 allo svincolo di Atena Lucana. Per i mezzi pesanti in direzione Reggio Calabria si consiglia l'uscita allo svincolo di Atena Lucana. Ed ora gli appuntamenti per oggi. A Reggio Calabria, tavola rotonda sul tema l'impegno della donna nella società contemporanea. L'appuntamento è alle 18 presso la libreria Culture. A Crotone, questa sera alle 21, al teatro Apollo andrà in scena Compagnia Totò con Francesco Paolo Antoni e Giovanni Esposito, scritto e diretto da Giancarlo Sepe. Vi ricordo che subito dopo il TG alle 14.10 andrà in onda la conferenza stampa del sindaco Carlo Lo Monaco. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata.